Amici del calcio dilettantistico federale, buonasera, siamo qui collegati con il complesso sportivo Luciano Giunti in Arezzo, dove praticamente è utilizzato il complesso dall'Olmo Ponte e da una costola dell'Olmo Ponte è nata proprio quest'anno. Il panorama calcistico aretino si è implementato di una formazione di terza categoria, è la Fortis Arezzo che praticamente utilizzerà questo impianto per la terza categoria e utilizzerà, oltre alla formazione che ha già iniziato la preparazione, utilizzerà anche i giovani dell'Olmo Ponte, quindi una nuova realtà con il suo presidente e tutta la dirigenza che prontamente andremo ad intervistare. Ed ecco finalmente l'alta dirigenza del Fortis Arezzo, questa nuova squadra di terza categoria federale che avrà il suo incipit proprio quest'anno e noi sicuramente avremo l'onore anche di vederne le gesta domenicali. Partiamo dal presidente Francesco Martoglio. Allora Francesco, un'esperienza nuova da presidente, per aver giocato, da giocatore chiaramente calcistico, ha giocato già in molte categorie nel passato, però la presidenza è la prima esperienza. Sì Carlo, è la prima esperienza come hai detto te, dopo anni giocati in varie categorie e mi trovo a ricoprire questo ruolo e di cui ne ho accettato subito la proposta che mi è stata fatta e abbiamo costruito una bella squadra per poter fare un bel campionato di terza categoria, ci sono tutti i presupposti. Grande dirigenza, ma non soltanto Francesco presidente, ma anche sponsor di questa squadra che inizia il suo cammino federale dalla terza categoria. Sì, iniziamo dalla terza categoria, abbiamo, come qui accanto vediamo, dei dirigenti che ne fanno parte. E io come ditta mia individuale fra gli impianti elettrici ho sponsorizzato la mia società cercando di portare anche un aiuto a tutto l'ambiente per questa stagione. L'obiettivo di questa squadra al suo inizio? Allora, l'obiettivo chiaramente è cercare di centrare subito la promozione. Abbiamo portato giocatori di categoria che anni passati, compreso questo anno, hanno militato in prima, seconda categoria, qualcuno anche di terza, ma insomma tutti giocatori affermati che faranno un grande campionato. Questo è l'augurio che fa questo emittente, i presupposti sono buoni, tant'è che si è circondato il presidente Francesco Martoglio di importanti personaggi, quale il dottore Andrea Fratini, una presenza importante, un'esperienza commerciale importante e quindi sicuramente importante sarà la strada che da intraprendere. Sì, sollecitato da Francesco ho dato la mia disponibilità a far parte di questo gruppo perché credo in queste realtà dilettantistiche che nascono con l'idea di poter far calcio in modo tranquillo e trasparente e creando dei gruppi di amici che possano la domenica trovarsi insieme. Ho dato il mio modesto contributo attraverso la richiesta a Banca Popolare di Cortona di farci da main sponsor per quest'anno e che quindi Banca che ha contribuito quindi a mettere il proprio nome nelle maglie della domenica e quindi ci permette di portare avanti la stagione agonistica anche con un buon finanziamento tale da coprire tutti quelli che possono essere i costi della gestione di una società che pur di terza categoria comunque richiede. Quindi uno sponsor importante per una squadra importante di terza categoria al suo esordio praticamente in questo calcio aretino. Altro importante dirigente è Piero Ciferri. Piero Ciferri, esperienza calcistica? Esperienza calcistica a livello diciamo amatoriale, dilettanti, niente di più. Esperienza dirigenziale, cosa ti proponi di fare e qual è il tuo impegno in questa società, nuova società? Niente, essendo una società nuova do il mio contributo al nostro presidente, visto che ci conosciamo già da un sacco di anni, niente di più. Quindi un lavoro importante per una squadra importante
disponibilità di tempo è notevole, perché chiaramente oggigiorno non c'è più diciamo così, dilettantismo, ma c'è soltanto, non c'è più amatorialità, ma c'è impegno continuo, perché le squadre si allenano 4-5 volte, non come i nostri tempi, che ci allenavamo soltanto 2 volte la settimana. Sì, 2 allenamenti a settimana e la domenica la partita, niente. Quindi un bel impegno, e auguriamoci che questo impegno venga portato con entusiasmo e con grande passione. Grande passione chiaramente Antonio Mari, una vecchia conoscenza del sottoscritto, ceciliano i suoi natali, ceciliano la mia residenza, e grande appassionato di calcio nel ceciliano ed anche nel San Giovanni, da dove proviene l'ultima esperienza. E quest'anno non ha soltanto il compito di essere dirigente, ma avrà anche un altro compito, Antonio. Sì, innanzitutto buonasera a tutti. Per quanto riguarda il mio compito riguardante questa società, è quello di preparare i portieri affinché possano dare una mano concreta alla squadra per raggiungere i risultati che il presidente vuole. Mi risulta che i risultati, chiaramente è già iniziata la preparazione, siamo alla prima settimana, seconda settimana, e quindi qualche risultato c'è stato più che positivo e più che entusiasmante. Diciamo, per adesso abbiamo solo fatto delle partite amichevoli, quindi come tali vanno presi con il dovuto rispetto. Secondo me il vero sarà il campionato, e lì vedremo veramente di che pasta siamo fatti. Per adesso sembra che tutto vada bene, in ogni caso i ragazzi si impegnano e questo è fondamentale. E anche loro credono in questo progetto, e questo ci aiuta tanto per poter creare una squadra veramente ottimale. Allora, presidente Francesco Martoglio, con una dirigenza così variegata, così impegnata, così appassionata, è semplice proseguire in questo cammino, e quindi diciamo in bocca al lupo. Ma prima di dare l'inizio a questa nostra carrellata per vedere i giocatori, c'è da salutare qualcheduno. Sì, grazie di avermelo ricordato. Volevo salutare e ringraziare il presidente Marco Treghini dell'Olmo Ponte con tutta la società per l'appoggio e il supporto che ci hanno dato fin dall'inizio, che abbiamo deciso di sposare questo progetto, con tutto l'impianto sportivo e varie altre cose. Quindi lo volevo ringraziare, in particolar modo Marco e tutta la dirigenza Olmo Ponte. Ci tenevo anche a ringraziare, che stasera non è presente perché è in dolce attesa, la dottoressa Silvia Peruzzi, la psicologa di questa squadra, che fa parte con noi da quest'anno e che ci aiuterà, mi auguro, in maniera molto tenue nei momenti più bui della stagione. Ecco, quindi ci tenevo a ringraziare queste persone. Si parte dall'ultima serie, dall'ultima categoria, ma praticamente con un equipaggio veramente notevole, veramente preparato, e da categoria di gran lunga superiore da Serie A, quindi un in bocca al lupo veramente di cuore. E allora andiamo a vedere gli artefici, i protagonisti veri di questo campionato, che avrà il suo inizio fra qualche settimana. Domenica prossima la Coppa comincia. Inizia la Coppa, e quindi noi sicuramente ci saremo. Bene. Una bella presenza qui al Fortis Arezzo, non soltanto dal punto di vista diciamo così, umano, ma anche dal punto di vista della professione. È una fisioterapista, è con noi Susanna Maccarino, una bella pedina che la Fortis Arezzo si è dotata quest'anno per cercare di essere presente, auguriamoci, poche volte in campo e fuori campo. Allora Susanna, una bella esperienza, una prima esperienza nel mondo calcistico, oppure la prima volta, oppure ci sono state altre esperienze? No, diciamo che è una collaborazione di quest'anno, che è iniziata con la presentazione della squadra da parte del presidente Martoglio e del mister La Torraca, e mi ha fatto molto piacere questa convocazione e comunque questa richiesta di collaborazione, che ho accettato ben volentieri, perché poi mi era stato presentato appunto questo progetto che ho ritenuto essere molto valido, ed effettivamente dopo la fase di preparazione devo dire che le mie aspettative sono state comunque confermate. Il compito della fisioterapista prima, durante e dopo l'incontro?
Il compito della fisioterapista è quello di preparare appunto il giocatore comunque alla partita, quindi quello che riguarda tutta la parte di un massaggio, quindi di avere appunto una muscolatura che sia in grado di sostenere appunto la fatica poi di una partita. Molto poi ovviamente va all'allenamento, quindi a un giusto e buon allenamento che fa il mister La Torraca, e poi la mia presenza c'è e speriamo il meno possibile nel momento di infortuni o comunque di necessità, di fastidi che può sentire il giocatore, che poi ha bisogno appunto di un trattamento per far sì che le sue prestazioni poi in ambito di partita siano le migliori possibili appunto. Certamente tutti gli atleti hanno conformazione diversa muscolare e fisica, quindi non si può ottenere il 100% da tutti, ma l'ottimale, il 100%, quando lo raggiungeranno gli atleti, dopo quanto periodo di allenamento? Beh, diciamo che la fase di preparazione comunque, che è poi tra l'altro anche quella più faticosa, diciamo, è quella che poi consente di far arrivare il giocatore a una buona forma già all'inizio comunque del campionato. Poi è ovvio che più si va avanti con le partite, con gli allenamenti, e più la forma del giocatore sarà ottimale. Diciamo che il massimo della forma di solito c'è intorno a metà campionato, quando proprio c'è l'apice, perché non c'è troppa stanchezza da parte del giocatore e comunque ha raggiunto già una buona forma atletica e muscolare. In definitiva, una formazione in questa maniera per una terza categoria, dopo già gli eccellenti risultati conseguiti in questi 15 giorni di preparazione, che risultati può avere? Beh, speriamo i migliori risultati possibili, insomma, ovviamente, insomma, io sono la fisioterapista della squadra, ma sono anche una sostenitrice della squadra, quindi spero che i risultati siano ottimi, insomma, ce lo auguriamo tutti. Ecco. E l'augurio che fa anche questa emittente, buon lavoro alla nostra Susanna Maccarino, buon proseguimento di serata e buon lavoro durante i frequenti allenamenti che la Fortis Arezzo farà, sempre presente il suo allenatore, ex giocatore, grande giocatore, Francesco Martoglio. Ed ora cominciamo a visionare l'organico, i protagonisti, abbiamo detto in precedenza, con noi il mister Mirko La Torraca. Mirko La Torraca, chiaramente allenatore, e a questa nuova esperienza dopo una lunga carriera, diciamo così, anche una bella carriera. Allora Mirko, una nuova esperienza con una società che cerca di partire con grande entusiasmo, con grande passione, con grande dedizione, in attesa di risultati. Che squadra hai trovato? Aggiungo con grande ambizione, in quanto la squadra che, diciamo, è una squadra nuova, quindi quello che abbiamo testato sta dimostrando nelle amichevoli che abbiamo fatto e tutte le sere negli allenamenti un valore, diciamo, di altra categoria. Quindi questo non vuol dire che andremo la domenica ad affrontare le partite in maniera semplice o facile, dovremo dimostrare il nostro valore, però ci sono tutte le condizioni per poter lottare per vincere il campionato, che è il nostro obiettivo, senza discussione. Composizione della squadra, giovani, anziani, amalgama, che punto siamo e fisicamente come stiamo? È una squadra giovane, è una squadra che si sta amalgamando, i ragazzi stanno facendo gruppo, alcuni erano con me l'anno scorso, quindi sanno anche come si lavora. È una squadra che sta cominciando anche a capire a livello mentale in che modo dobbiamo affrontare le partite, quindi con la massima determinazione, senza paura per nessuno, con il massimo rispetto per tutti, però consapevoli delle nostre forze. La tua esperienza precedente chiaramente con molti di questi ragazzi, a San Giovanni mi risulta? Esatto, l'anno scorso abbiamo fatto un buonissimo campionato, abbiamo centrato un playoff, alcuni ragazzi hanno deciso, diciamo, di continuare un'avventura insieme al sottoscritto e io ne sono orgoglioso, spero che siano orgogliosi anche loro, ma spero di sì, insomma, penso di sì. Un progetto ambizioso, chiaramente un progetto che vi siete stati dati, vi siete un impegno categorico, e quindi quanti allenamenti fate durante la settimana? Durante la preparazione chiaramente sono stati notevoli, e che intenzione avete di fare, quanti allenamenti durante la settimana? Allora, noi abbiamo cominciato il 18 agosto, quindi abbiamo, diciamo, lavorato già come una squadra di categoria superiore.
Noi ci alleneremo 3 volte alla settimana, e proprio perché comunque l'ambizione è quella di vincere il campionato. Poi ripeto, il calcio è tutto poi da dimostrare, ogni domenica ci sono le sue difficoltà, quindi non c'è nulla di scontato, però ecco, il massimo impegno ce lo mettiamo, gli allenamenti sono di categoria superiore, quindi c'è la massima disponibilità da parte di tutti, che è la condizione base per poter lavorare su questi obiettivi. E quindi lavoreremo tutto l'anno su questi ritmi. Belle strutture, bella impiantistica qui, diciamo così, offerta da Olmo Ponte, dalla società Olmo Ponte, in questa meravigliosa struttura intestata a Luciano Giunti, grande arbitro internazionale aretino. È importante avere un campo di questo? È molto importante, è diciamo un onore, ecco, poter sfruttare questo ambiente, perché comunque calcisticamente penso sia uno dei più importanti del nostro comune, insomma della città, quindi è un onore e noi dobbiamo onorare appunto questa chance che ci viene data a disposizione. Bene, aiuto di Mirko La Torraca e il nostro Giacomo Governini, che dirà la sua successivamente. Allora Giacomo, una presenza importante, la tua, un ausilio veramente importante per l'allenatore La Torraca, che quest'anno avrà un impegno notevole. Sì, Mirko avrà un impegno notevole perché gli obiettivi sono di prim'ordine, e io mi ritengo orgoglioso di far parte di questo gruppo, orgoglioso perché il presidente Francesco è riuscito a creare da subito un'organizzazione di alto livello e comunque devo dire c'è anche un bel entusiasmo che ci fa ben sperare per tutta l'annata calcistica. Giacomo Governini, secondo allenatore, che esperienze ha avuto da giocatore o da dirigente? Diciamo che sono alcuni anni che purtroppo dopo l'operazione grave che ho subito al ginocchio, che diciamo così ha attaccato le scarpette al chiodo, e quindi però dal momento che mi piace stare sempre nel gruppo insieme ai giovani, insieme ai ragazzi, mi sono dedicato a questo nuovo ruolo di preparatore, di allenatore. E niente, come esperienze calcistiche provengo dal vivaio del San Domenico, insomma, quando allora colui che curava tutto, la persona che curava tutto ad allora era Pietro Zambri. E la quindi, colonna miliare del calcio aretino. Esatto, che ancora prima di insegnarsi a giocare al calcio ci ha insegnato ad essere uomini e ci ha insegnato anche quella che è la disciplina. Quello che mi auguro anche di poter ricreare qui con questo gruppo, con la Fortis Arezzo, ma i presupposti ci sono tutti, le basi ci sono, perché Francesco e il direttore sportivo, che stasera al momento non è presente, comunque si sono impegnati ad amalgamare questo gruppo di persone che comunque hanno se vogliamo, esperienza calcistica, esperienza di vivaio, quindi conoscono la disciplina, conoscono come si gioca al calcio, ma prima ancora conoscono come si sta nel gruppo. Bene, Giacomo Governini, fermato da un incidente gravissimo nel mondo del calcio giocato, ma continuerà a dare il suo contributo dagli insegnamenti avuto dai suoi maestri e darà ai nostri giovani giocatori che quest'anno iniziano la loro esperienza in questa nuova categoria, in questa nuova società diretta da presidente Francesco Martoglio. Matteo De Vivo, collaboratore tecnico dei due allenatori. Allora Matteo, un bel compito in una squadra dove si è veramente dotata di tecnici, dotata di personale che molte squadre di categorie superiori sicuramente non hanno, quindi tante ambizioni, tanta volontà e quindi tanto impegno da parte vostra. Certamente, spero che
Come ha detto il mister La Torraca, ci sono tre allenamenti a settimana per far bene in campionato. Vogliamo cercare di vincere il campionato, che è l'obiettivo principale. Poi il presidente ha fatto un'ottima squadra, sicché cercheremo il tutto per vincere il campionato. Matteo, chiaramente dall'accento si sente non è aretino. Che no. Esperienza ha avuto in passato? E allora, io di calcio niente. Sono un amico del mister, lì mi ha chiesto una mano come collaboratore, basta, niente di che. Che squadra hai trovato in questo periodo iniziale? Una squadra piena di giovani, bravi, vogliono crescere, con lo spirito giusto, piano piano si lotta e può essere anche che facciamo qualcosa di buono. Ampi margini di miglioramento, chiaramente sia dal punto di vista caratteriale che dal punto di vista tecnico? Certamente, quella è la cosa principale. Mo, piano piano che si conoscono, i movimenti vengono bene. Che dire, niente di che, dai, spero che si vince il campionato e si va in seconda categoria. E diciamo in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie. Matteo De Vigo. Ok, grazie e la ringrazio di tutto. Ed eccoli i veri protagonisti, coloro i quali dovranno veramente correre, correre tanto con entusiasmo, con dedizione, ma anche finalizzando tutte le azioni in fondo al sacco. Sono i giocatori, sono loro che porteranno alto il nome di questa società, la Fortis Arezzo, e auguriamoci che con tanto impegno, tante all'organizzazione, e possano raggiungere quell'obiettivo che si è promessa la dirigenza. Vediamo nome, cognome e ruolo. Riccardo Claudi, portiere. Portiere, un portiere che già ha militato in categorie superiori, di gran lunga. Sì, ho giocato due stagioni in prima categoria, una in promozione, una in eccellenza. Sceso perché... Una scelta? Per divertimento, ma soprattutto anche per, diciamo, l'emozione, la voglia che ci ha messo il presidente nel convincermi in questa nuova avventura. Un'avventura che farà grande praticamente Arezzo di una nuova società che con il tempo può diventare anche una realtà importante. Ma facciamo passo dopo passo, intanto concentriamoci su questo campionato, che l'obiettivo ormai si sa qual è, quindi speriamo bene, insomma. Number one, Claudi, auguri in bocca al lupo per il tuo proseguio. Secondo? Mercantini Tommaso, centrocampista. Centrocampista, provenienza? Da 2 anni Castelluccio in seconda categoria, e ho scelto di venire qua grazie al presidente che ha fatto questa squadra e sperando, insomma, di raggiungere l'obiettivo prefissato. Castelluccio, la mia grande squadra, il mio grande trascorso nel 1983-84 allenatore, quindi una bella piazza a Castelluccio, Mercantini una bella presenza, fisicamente eccellente, lo vediamo dall'altezza, quindi se c'è l'altezza c'è anche i risultati, perché di testa praticamente dei palloni dentro l'area piccola del portiere dovrebbero essere tutti tuoi. Speriamo, dai, speriamo bene per questo campionato. Ecco, a Castelluccio hai vinto nessun campionato? No, abbiamo ottenuto 2 salvezze senza problemi, tranquilli, l'obiettivo era quello e l'abbiamo raggiunto. L'obiettivo invece questo è inverso, è lottare per la vittoria. Lottare per la vittoria e speriamo che, insomma, di raggiungere questo obiettivo. Bocca al lupo, Crepe. Mercantini. Vediamo altra coppia. Gelli Francesco, attaccante. Gelli Francesco, da dove vieni? Lo scorso? 3 anni a Spogliano, fatto gli ultimi. Seconda categoria? Sì. E che ruolo? Centrocampista? Attaccante. Attaccante, che è una punta eccelsa. Quanti avete fatto lo scorso anno? 7. Quest'anno 14? Anche 20. Qual è la tua? Sinistro o destro? Destro. Senti, hai trovato un'ottima squadra qui? Sì, un ottimo gruppo, prima che un'ottima squadra. Lo conoscevi? Alcuni sì, alcuni no. Ti sei integrato abbastanza bene? Sì, alla grande. Allora il tuo impegno sarà massimo? Massimo, come spero tutti i miei compagni, per raggiungere l'obiettivo, quello di vincere il campionato. Grazie a questa intervista, il leader senz'altro dal punto di vista, lo abbiamo sentito già, è il nostro El Shaarawy del Fortis Arezzo, nome e cognome? Cencini Maurizio, difensore. Cencini Maurizio, difensore, con Cotesto Ciuffo, veramente sei un gladiatorio, mostri veramente tanta sicurezza e tanta tranquillità in difesa. Allora Cencini, te che esperienza hai avuto? L'anno scorso ero a San Giovanni con il direttore sportivo Francesco Martoglio e il mister Mirko La Torraca e abbiamo perso i playoff, quest'anno cercheremo sicuramente di fare meglio. Quindi se ti hanno portato con loro hanno visto bene Cencini e l'impegno sarà massimo per cercare di conquistare, come hai detto giustamente te, una promozione che è sfuggita lo scorso anno.
Sì, sicuramente la rosa è molto competitiva, quindi cercheremo di raggiungere il traguardo prefissato all'inizio stagione. È competitiva anche in difesa, quindi dovrai lottare per conquistare la maglia? Molti numeri, poche maglie? Ma penso che chiunque di noi deve dare il massimo per guadagnarsi un posto da titolare, quindi penso che siamo tutti ragazzi giovani e daremo tutti il massimo per vincere. A chi ti ispiri come difensore, il difensore della Serie A? Guarda, io sono della Fiorentina, quindi Gonzalo Rodriguez. In bocca al lupo e che i tuoi sogni si avverino veramente conquistando la promozione e chissà, andare più in alto. Grazie Cencini. Altri quattro elementi di questa forte squadra, Fortis Arezzo, che dovranno iniziare la loro attività fra qualche settimana, ma dovranno prendere parte alla Coppa Toscana. Abbiamo nome, cognome e ruolo. Allora, Andrea Faralli, ruolo difensore. Andrea Faralli, lo scorso campionato militavi? Nell'Olmo Ponte. Olmo Ponte, quindi in questa, negli juniores di questa categoria? Di questa... In prima squadra. In prima squadra, quindi una bella esperienza. Sì, sì, bella esperienza. Bella esperienza. E quindi quest'anno cosa, ti sei già integrato nel gruppo? Hai già nei primi allenamenti? Ti trovi abbastanza bene? C'è qualche... Sì, no, mi trovo benissimo, grande gruppo per ora e speriamo di far bene. Gli obiettivi? Vincere. Sicuramente. Altro elemento? Manuele Spighi, terzino difensore centrale e l'anno scorso a Rassina. A Rassina in? Prima categoria. Prima categoria, quindi una bella esperienza. Bel campionato, che è un'esperienza che fa crescere, insomma, un campionato di prima categoria. Sono contento. Quindi tanto entusiasmo, tanti elementi validi qui al Fortis Arezzo. Un bel progetto che il presidente ha saputo mettere in atto e grande entusiasmo sempre del presidente, direttore sportivo, insomma, che ci hanno trasmesso per portarci a giocare qua. L'impegno aumenta maggiormente in quanto praticamente dovete centrare l'obiettivo in tutte le maniere, vi costa, diciamo così, più energie, vi costa più impegno, vi costa più determinazione. Ci sarà da parte vostra? Certo, noi siamo venuti qui solo per vincere. E quindi una grande squadra, grandi numeri, poche maglie, quindi impegno maggiormente. Sì. La panchina lunga. Sì, panchina lunga e tanta voglia di fare, soprattutto... Chi sarà in campo? Chi sarà in campo e dovrà guadagnarselo, insomma. Siamo molto, molto carichi per questo campionato. Un bel fisico da difensore di fascia o difensore centrale? Per ora di fascia, quest'anno penso di fascia. Fluidificante alla Facchetti? No, più difensivo forse. Bene, in bocca al lupo per il proseguo da difensore, vediamo altri due elementi. Nicola Bennati, ruolo esterno. Vengo dal Corsano, seconda categoria, e niente. A Corsano l'anno scorso disputò una bella... No. Allora niente, allora quest'anno cercherà di rifarti con le Fortis Arezzo, diciamo così, con quanto entusiasmo, con quanta dedizione. Con tanto entusiasmo, siamo venuti qui, un bel gruppo, e vediamo di fare il nostro meglio. L'obiettivo è vincere il campionato, noi si prova. E gli allenamenti sono pesanti, un mister che pretende già sin da ora, nonostante siamo agli inizi della preparazione? La preparazione sono tutte un po' pesanti e il mister è un ragazzo, è uno di noi, quindi si è integrato nel gruppo in una bella maniera, diciamo, e quindi niente. Quindi in bocca al lupo. Sì. Che si avverino i vostri sogni, che diventino realtà, unitamente a tutta questa bella schiera di giovani, fra i quali c'è anche... Brunacci Jacopo, centrocampista, scorsa stagione a San Giovanni Arezzo, terza categoria, e sono venuto qui insieme al presidente, al mister. Quindi una conoscenza, Brunacci, quindi se ti hanno portato con sé hanno avuto fiducia nei tuoi mezzi e sicuramente non li deluderai. Speriamo, ce la metterò tutta e... Speriamo di fare bene, insomma. Campo è perfetto, grande entusiasmo intorno, grande seguito, diciamo così, per ora dei dirigenti vi stanno seguendo con attenzione e la risposta dovrebbe essere più che positiva. Speriamo di sì, la dirigenza per ora è molto presente, insomma. E l'obiettivo? La finale? È vincere con tranquillità e gli altri, insomma. E quindi iniziare praticamente a tutta birra, come suol dirsi?
cercheremo di iniziare al meglio, insomma, sin da subito. Bene, bocca al lupo anche a questo gruppo di giovani, ed ora vediamo gli altri quattro. Gli ultimi tre della serata, in quanto a ranghi dirotti, chi per festività, chi per presenza al Saracino, chiaramente i ranghi della Fortis Arezzo sono ridotti proprio al lumicino, ma abbiamo gli ultimi tre della serata, vediamo nome, cognome e ruolo. Parroni Francesco, trequartista. Trequartista lo scorso anno? Era Vitiano, giocava a Vitiano. A Vitiano, sì. Vitiano in seconda categoria. In terza categoria. Terza categoria, terza, quindi categoria. La stessa categoria, conosce, sì, anche, sì, l'ambiente della, certo, terza categoria. Sì, 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 sì. E questa nuova squadra, ti sei conoscevi già qualcuno? Sì, qualcuno conoscevo, dopo è un gruppo giovane, molto compatto, molto bello, e per ora sta andando tutto bene, ecco. L'anno scorso a Vitiano come vi siete piazzati? L'anno scorso siamo arrivati terzi ultimi, però abbiamo vinto la Coppa Provinciale, abbiamo vinto, e quindi è stata una soddisfazione, insomma, una grande gioia, ecco, via. Quindi la vittoria in petto della Coppa, e quest'anno praticamente lotti per la vittoria. Per lo scudetto e per un'altra Coppa, se ce n'è bisogno, insomma. Bene, grande entusiasmo di Farrini, vediamo al prossimo. Polverini Michi, centrocampista. Centrocampista, Polverini, che esperienza hai? Dove hai giocato lo scorso? A Cozzano. Cozzano. In seconda categoria. Seconda categoria. Quindi difensore. Centrocampista. Centrocampista con propensione offensiva. Difensiva, o difensiva. Difensiva. Un bel fisico eccezionale, diciamo. Grazie. Così. Di testa dovrebbero essere tutte tue. Speriamo. E se non altro le punte dovrebbero anche aver paura della mole, diciamo così, di questo elemento. Che ambiente hai trovato qui ad Arezzo? Un bel ambiente, qualche ragazzo già lo conoscevo, con qualcuno ci avevo già giocato. La terza categoria difficile, e anche quest'anno come è stata lo scorso anno, e quindi lo scorso abbiamo fatto la seconda, quindi non so come sia quest'anno la terza, no. Quindi però formazioni agguerrite, quindi sarà molto difficile arrivare in fondo. Cosa pensi, quali sono i tuoi obiettivi? Sicuramente non sarà facile, il nostro obiettivo è sicuramente vincere il campionato e fare il meglio possibile anche in Coppa. Chi ben comincia a metà dell'opera, quindi buon, andiamo, inizio, andiamo. Con grande preparazione, con grande passione, e si ottiene sicuramente quando uno vuole, diceva un vecchio, volli fortemente, volli, e riuscì. Bocca al lupo. Grazie. Prossimo e ultimo della serata. Bennati Gabriele, terzino. Bennati, terzino, sinistro o destro? Sinistro. Mio ruolo, il mio ruolo, è da giovane. Ce ne ho pochi. Senti Bennati, terzino di fascia basso o alto? Dove c'è bisogno. La fascia. Grande cursore? Sì, mediamente. Lo scorso anno dove giocavi? San Giovanni. A San Giovanni, quindi conoscenza sia del presidente Francesco Martoglio che della Torraga, quindi del preparatore dei portieri, quindi sei in famiglia, sei rimasto in famiglia, sì, con lo stesso entusiasmo dello, certo, scorso anno, e con elementi validi ancora sicuramente. Ancora di più forse quest'anno. Quest'anno ci sono i presupposti per ben figurare. Sì. E allora cosa puoi impegnarti fin da ora a sperare e a promettere? A promettere non prometto niente, impegno. Però il massimo impegno, quello sicuramente. E speriamo di poter vincere il campionato. Quali sono le formazioni che vi possono danneggiare, vi possono ostacolare? Sinceramente non lo so, non, perché tanto ancora è presto. Sì, ogni domenica tanto è una partita, sì, quindi. Quindi l'anno scorso c'è qualche recriminazione per qualche risultato dello scorso anno che potevate far meglio? Quello è normale come su tutti i campionati. Allora, lo scorso anno ci avete provato, quest'anno. Quest'anno cercherete. Grazie, e allora termina con l'ultimo atleta, praticamente la carrellata ridotta nel numero perché per gli impegni dei giocatori del Fortis Arezzo termina la nostra serata con il presidente ancora Francesco Martoglio, il quale a termine di questa presentazione trarrà delle conclusioni, in quanto, certo, i ragazzi sono carichi, certo, veramente, sono entusiasti, hanno trovato già la giusta misura, hanno fatto già il loro percorso, il loro progetto per cercare di raggiungere l'obiettivo che si è proposto alla dirigenza. E chiaramente sa, il calcio, certo, vince soltanto una squadra, ma se si parte con questa determinazione sicuramente tutti
gli impegni vengono sicuramente vengono superati. Ci allora l'ultima parola aspetta a te, Francesco. Ci faremo trovare pronti su tutti i fronti, quindi Coppa, campionato, noi ci saremo, saremo lì e speriamo di poter riuscire a esaudire questi sogni che ci siamo prefissati. Un ringraziamento va a te, Carlo, a tutto il tuo staff, a Nedo per essere venuto a trovarci e averci concesso questa intervista e questo servizio. Mi auguro di poter continuare durante questa annata calcistica con voi, che ci possiate seguire e venire a vedere e niente, quindi va un grazie speciale va a tutti voi, grazie, grazie di cuore. L'augurio è reciproco, ringraziamo il nostro presidente della Fortis Arezzo, Francesco Martoglio, ed un veramente proficuo allenamento per cercare di centrare l'obiettivo, e l'augurio che fa anche questo emittente. Bocca al lupo. Grazie.